Sono esasperati i residenti di Via delle Alghe ad Acilia. Alle 42 famiglie di una palazzina Ater sono stati destinati appena 10 cassonetti. Questo si traduce in un sovraccarico di rifiuti, un odore pestilenziale, una raccolta differenziata poco scrupolosa e non da ultimo una grande rabbia dei cittadini. La situazione è gravissima perché adesso inverno va tutto bene, ma l'estate qui c'è un tanfo tremendo. Sono pochi i cassonetti, si mischia tutto quanto, arriva qualcuno e non riesce a prenderlo. Oppure viene qualcuno e prende tutto. Cioè, è inutile che noi dividiamo l'immondizia e poi arriva e porta via tutto quanto. Abbiamo fatto una raccolta firme, siamo andati all'AMA qui a Ostia Antica. E gli ho detto se venivano qualche cosa, ho detto sì, però no. È passato quasi un anno, non è venuto più nessuno. Quelli dell'AMA dice che loro fanno la segnalazione alla direzione, però nessuno mi ha preso il provvedimento perché io non penso che 10 cassonetti possono bastare per 44 appartamenti. Devono prendere una decisione, questi cassonetti dove vanno? Perché questi cassonetti, stando qui da fuori, dice l'AMA che comunque non puoi proibire a questi di fronte di buttarla dentro perché stanno all'esterno. Quindi chiunque passa qui vengono gente che viene alla stazione della metropolitana, viene qua, andare alla macchina, butta lì, via, butta lì. Ma poi ci buttano di tutto. La plastica, ecco, dovevano venire sabato, eccola lì, sta tutta lì. Invece l'indifferenziato dovevano venire martedì passato, sono venuti ieri. Il calendario è completamente Sì, è sballato. sballato perché secondo me loro vengono ma non riescono a. Ecco, secondo lei possono riuscire a dividere qual è la plastica, qual è l'indifferenziato. Perché sono talmente pochi che poi alla fine la gente butta sopra, butta sopra, butta sopra e non si capisce più niente. 10 secchi per 42 famiglie, no 42, noi siamo 42, ma vengono anche altra gente che abitano in questo palazzo di fronte, che nessuno mette i secchietti fuori, quindi usufruiscono di questi secchi. Ci sono delle persone che il giorno parcheggiano le macchine e vanno alla stazione, aprono i cofani, levano la mondezza e la buttano qua e se ne vanno. Quindi non è proprio il caso. Qui non ci possono stare, l'estate ci stanno i topi e gli uccelli rompono le buste, guardi che schifo, anzi oggi, strano, si può guardare, ma di solito è un macello. Poi i signori con le ville vengono a buttare la mondezza qua quando hanno i secchietti loro. Io non capisco perché, io devo sempre litigare con i signori delle ville. Lo deve spiegare questo fatto, eh. Sono diverse le richieste che i residenti fanno ai dirigenti AMA. Innanzitutto aumentare il numero dei cassonetti a disposizione e trovare per loro una nuova collocazione.